Oggi voglio mostrare quanta complessità ci sia dietro la creazione di un solo puppet che poi sarà destinato all'animazione stessa. Ora scorrerò appunto i livelli, quelli che vedete sulla sinistra, che servono per comporre appunto questo puppet, con una scrollata molto molto veloce per non annoiarvi. 3, 2, 1, via! Presente Leopardi? Ecco, io mi sento nella stessa condizione. Come lui guardava le persone dietro la siepe, studiando tutto il tempo nel suo castello di solitudine, io mi sento uguale, guardando le persone che si sbronzano nel ristorante sotto casa e io qua a lavorare. Ma sono felice comunque. Ed ecco qui il programma che uso per animare Kilo's Mind. Come vedete, Kilo si muove con la mia testa. Io sono qui in alto a destra, non so se mi vedete, qui, dove ho praticamente la faccia ricolma di pustole interattive. Guardate, sono tornata sedicenne virtualmente, perché questo programma rileva la mimica facciale. Quindi quello che faccio io a livello di movimento del viso lo fa di conseguenza il mio personaggio. Nel momento in cui apro la bocca, l'apre anche lui. E rileva il suono, quindi se io dico ah, lui dice ah. Oltre ad avere altri, ecco c'è un'interruzione da parte del sound designer che non dovrebbe fare un cazzo. Grazie, sei molto simpatico. E cambia l'espressione della bocca e poi ha una serie di cose. Incazzato, Gesù Cristo, vattene! Porca moglie. Prendendo una sorta di dignità che già mi manca di base, ritorniamo un attimino a parlarne. Kilo è troppo felice con questo visema. Ok, facciamolo un po' triste perché sono triste, incazzato, incazzato. Sono un po' depresso, sono annoiato. Oh, le guance, mi sono spuntate le guance. Quindi per farvi capire come funziona questo fantastico programma, sono il mio personaggio, quindi sto avendo una crisi di identità totale. Non so se sono più io o più lui. In ogni caso, a ottobre uscirà il cartone animato in toto, quindi siamo in lavorazione. Vorrei sfruttare questo momento perché il nostro regista Federico è al mare bellamente a farsi un tour da regista semiprofessionista e a divertirsi come un cane. Quindi io per la grandissima e tantissima invidia sfrutterò il personaggio che abbiamo. E Federico, vaffanculo!